Questo programma è offerto da un'impresa. Ciao a tutti, bentrovati ad una nuova edizione del TG Economia, notiziario economico di Giuli Italia. Oggi edizione unica, parleremo di crisi da sovraindebitamento, gestione e soprattutto mediazione civile. Lo faremo attraverso quello che è emerso ieri da una convention all'Ordine dei Commercialisti di Napoli. Le nostre telecamere c'erano. Presidente Poletta, crisi da indebitamento, le aziende e le famiglie in maniera particolare soffrono tanto di questa cosa. Beh, sicuramente una legge per agevolare il fallimento del cittadino, che ovviamente era considerato fuori dalle procedure concorsuali. Quindi sicuramente i dottori commercialisti si preparano per questa ulteriore sfida, per essere vicino a una collettività che spesso soffre, ha sofferto moltissimo a questa crisi che dal 2007 pervade l'Italia intera, e quindi era necessario che il legislatore intervenisse e dare una regola. C'è questa regola, va applicata con rigore ma soprattutto con grande professionalità, e quindi oggi un confronto abbastanza importante con tutti gli attori in campo proprio per discutere e trovare al meglio delle soluzioni per dare ai cittadini una risposta giusta e coerente. L'iter non è poi così farraginoso come si dice? No, è abbastanza semplice, basta fare un'istanza in tribunale, partecipare e quindi avere poi la risposta della nomina del gestore di questa crisi, e immediatamente vengono messi in piedi un po' tutta la documentazione necessaria per far fronte poi alle esigenze della norma, ma non è una cosa complessa, è molto semplice e sta ovviamente all'abilità del gestore, in questo caso i commercialisti, che dovranno fare la parte da leone perché devono gestire e presentare in tribunale una soluzione abbastanza completa. Ci sono stati fino adesso troppi suicidi? No, assolutamente, ci sono già stati molti casi, sono stati portati avanti, c'è stato qualcuno che ha già chiuso la pratica, quindi credo che le risposte, se ben fatte, vengono sicuramente fuori. Riccardo Izzo, evitare i fallimenti significa dare una sostanziosa mano all'economia italiana? Non soltanto i fallimenti delle aziende, ma principalmente la possibilità al privato cittadino di poter avere una seconda chance. Quindi allorquando ci siano dei debiti che per fatti non dipendenti dalla volontà della persona diventano insostenibili, ecco che questa legge interviene, perciò salva suicidi, per cui dà una seconda opportunità ed è possibile falcidiare i debiti addirittura senza limiti di importo a secondo dei casi specifici e con una tempistica personalizzata sul singolo specifico caso. Oggi noi all'Ordine dei Dottori Commercialisti, che abbiamo l'organismo OCC o di composizione della crisi, stiamo dando le direttive per poter dare voce a questa norma e dare, come dire, una comunicazione che è importantissima ma è ancora poco conosciuta come legge. Qualche dato sulla situazione napoletana? La situazione napoletana, diciamo così, soffre maggiormente questo aspetto economico, e vorrei aggiungere anche che la normativa cade proprio a fagiolo, perché le problematiche di natura sociale che stiamo vedendo, come suicidi piuttosto che disgregazioni familiari, le violenze, hanno per lo più una natura di un disagio che nasce da problemi economici. Quindi noi oggi con questo passo, questo momento, è molto importante perché ci dà uno strumento fondamentale per poter intervenire. I commercialisti in questo hanno un ruolo fondamentale, anche perché diciamo, sia le aziende che le famiglie comunque si rivolgono al proprio fiscalista. Sì, perché in effetti in primo luogo loro si rivolgono al commercialista perché probabilmente loro non conoscono neanche l'esistenza della legge 3 del 2012, la cosiddetta salva suicidi, perché in effetti fino ad ora è stata poco propagandata. Noi commercialisti stiamo proprio anche comunicando alle famiglie ed alle imprese che esiste questo strumento, quindi deve essere poi il commercialista a veicolare chi ne ha bisogno verso
questa opportunità, ripeto, è un'opportunità che consente a molte imprese di non fallire, di rientrare in bonus e di rivedere un po' tutti i debiti che loro hanno nei confronti di Equitalia, Agenzie delle Entrate, banca, fornitore e così via. Per quanto concerne le famiglie, forse il debito più importante che in genere loro hanno è quello dei mutui e quindi hanno l'opportunità anche di rivedere il debito contratto in un tempo dove, quando non c'era crisi, avevano lavoro e quindi potevano affrontare una certa rata. Con la crisi molti hanno perso il lavoro, per cui hanno perso poi la possibilità di pagare la rata. Angelo Pisani, tu hai una vita che ti batti per queste situazioni, ma è così semplice tornare in bonus? Purtroppo oggi non è semplice, perché la burocrazia e la mancanza di regole certe, di certezza della soluzione voluta ancora dal legislatore, perché non si sa spesso qual è la soluzione e quali sono i binari per arrivare alla soluzione, creano tanta incertezza. Speriamo che dopo questi lavori, dopo l'impegno di tanti professionisti, la giustizia, che poi omologa queste decisioni, possa finalmente stabilire quali sono i paletti e come risolvere tante questioni senza trascinarli in processi infiniti che costano sia alla collettività sia alle vittime. Continua ad essere una sorta di aggressione quella dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Ma purtroppo viviamo in un sistema che io definisco tassificio, dove di questo passo l'economia italiana non può altro che soccombere. Se il legislatore non volta pagina e non si stabilisce un vero rapporto di fiducia, di trasparenza e di equilibrio tra fisco e contribuente, veramente ecco, il futuro è nero. Oggi il sistema fiscale di riscossione è prevalente anche rispetto alla giustizia, perché per il contribuente, visti i costi della giustizia, visti i tempi, viste le modalità, anche quando ha ragione è impossibile dimostrarlo. La nuova legge un po' adesso è sempre necessaria, perché ci sono delle cose molto importanti che la legge delega ha affrontato. Aspettiamo i decreti legislativi delegati, vediamo un attimo cosa succederà con il nuovo governo. In ogni caso oggi è un'occasione per riflettere su quelle che possono essere luci della legge delega, anche su quelle che sono le normative attuali, perché la legge delega dà dei percorsi interpretativi e noi siamo chiamati anche a tenerne conto, perché quella è la direzione dove vuole andare il legislatore. Quindi oggi, per quanto mi compete, cercherò in qualche modo di affrontare il tema del sovraindebitamento anche alla luce dei principi fondamentali che pone la legge delega, la legge Rordoff. Poi vedremo la prassi applicativa e poi vedremo cosa succederà nel prossimo futuro. Sostanzialmente la mediazione è un istituto che ha bisogno di una forte promozione culturale. In questo i dottori commercialisti svolgono da tempo un ruolo. Noi siamo una rete con 80 ordini che operano in questa direzione. L'istituto della mediazione è in grandissima evoluzione, i cambiamenti che si annunciano e che indubbiamente dovrebbero radicare la cultura faranno sì che i commercialisti operino anche in settori analoghi o affini. Parlo della composizione delle crisi da sovraindebitamento e ritengo anche nelle misure di allerta di prevenzione che attualmente vedono in prima battuta competenti le Camere di Commercio. Occorre capire che trovare un'intesa anziché aspettare la decisione di un giudice che spesso non ha l'istruttoria adeguata o spesso non ha dei vizi di forma che la possano pregiudicare, non è la migliore strada. Ognuno deve costruirsi la strada con un dialogo diretto. Credo che si stia andando verso una modifica di un approccio culturale nella gestione del contenzioso, perché la mediazione è basata sul raggiungimento di un accordo, quindi di un superamento dell'ottica avversariale, per cui di fronte a un conflitto bisogna però per forza essere nemici, ma si può raggiungere una soluzione che è condivisa dalle parti e quindi di beneficio delle parti. E credo che una legge che porti a una modifica culturale sia una legge da non sottovalutare. Il nostro telegiornale finisce qui, un saluto a tutti, grazie per essere stati con noi, alla prossima edizione.
Questo programma è stato offerto da Un'impresa.